entra a far parte della community a tema Formula 1 numero 1 su Xbox, segui i nostri canali social Facebook ed Instagram. Potrai prendere parte a gare amichevoli, conoscere ragazzi con la tua stessa passione per la Formula 1 e non solo. Una struttura ben organizzata che potrà offrirti un'esperienza videoludica senza precedenti. Oltre 140 piloti ti aspettano per gareggiare insieme e con la quale scambiare idee e consigli per migliorare il tuo approccio alle gare. Cosa aspetti? Ci trovi su Facebook digitando F1 2020 TMR Xbox Italia. Iscriviti al gruppo e unisciti al team. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie Davide, grazie a tutti per l'opportunità e l'occasione di commentare una gara incredibile, una gara importante, una gara storica, una gara con una modalità nuova, questa del 2020, sotto certi aspetti decisamente eccitante, quindi sono molto curioso perché ci sono delle sfide importanti che sicuramente ci porteremo dietro per tutta la stagione 2020-2021, quindi sono molto curioso di vedere questi ragazzi.
Ma guarda Davide, io credo che sarà una gara molto, molto dura per lui, perché sicuramente non gli viene meno la classe, ma ci sono degli avversari di livello con macchine un pochino più prestazionali, quindi anche la cura dei dettagli che a lui non è mai mancata sicuramente potrà comunque fare la differenza. Vediamo, è molto interessante. Intanto hanno stampato subito un primo tempo 1:25.986 di turbo, che è già inferiore al tempo dell'anno scorso, segno evidente che le monoposto, eh sì, le monoposto sono molto prestazionali. Io intanto sono scatta, un giro pulito per ora, non sembra male. Intanto Catta va per il secondo giro lanciato, quindi era più carico di carburante. Non so, forse una tattica quella di rodare le gomme, ma... Uno ventisei. Sei. Scusate per l'interruzione. Mi sa che adesso ci sono. Buonasera signori, scusate il piccolo problema tecnico, spero che adesso c'è stato un piccolo problema tecnico con Twitch. Comunque stavo dicendo, stasera abbiamo una piccola riunione di famiglia
per celebrare il 70° anniversario lì dove tutto ebbe inizio. E buonasera a tutti gli ascoltatori, scusate il piccolo problema, siamo io, Davide, in arte a Maverick, con Mafuz Giuseppe, che mi farà compagnia tutta la serata. Scusatemi ancora, spero che mi si sente, se mi si sente fatemi un cenno o qualcosa, così almeno sono sicuro che sia tutto ok. Stavo dicendo, purtroppo ho parlato diciamo a vanvera tutto il tempo senza che mi si sentiva, sì, che stasera ci saranno appunto una qualifica corta e una gara al 100% con auto non alla pari ma con potenza propria, reale. Ecco, saranno 52 giri dove ci sarà spettacolo per tutta la gara. Abbiamo grandi nomi come il campione TMR GP1 Veloce Pizza. E ok, mi dicono che si sente, scusate ragazzi, danno mio, spero che questa non me la fate pagare perché ci tengo tantissimo. Comunque ragazzi, stavo dicendo appunto poco fa, intanto Turbo, attenzione, TMR Kevin ha tirato fuori 1.25.960, pochissimi centesimi, si parla di decimi, più veloci di Turbo. E stasera Veloce Pizza appunto correrà con la Williams, come detto poco fa, purtroppo non mi si sentiva, correrà con la Williams, quindi avrà da sudare per fare ottimi tempi. E anche se tutto, nonostante tutto, la Williams ha motore Mercedes, ma non tanto quanto la ufficiale Mercedes. E intanto vediamo Kevin che sorpassa, attenzione, c'era qualcuno un po' in mezzo per sbaglio. Intanto volevo dire tutto ciò che poco fa non mi avete sentito. Quest'anno la famiglia si ingrandisce. In che modo? Praticamente avremo la GP Challenge e in più separatamente avremo la Academy con la F1 e la F2, dove sforneremo piccoli campioni per portarli poi in GP2, GP3, GP4 e GP Challenge. E quindi sarà un anno veramente pieno per i ragazzi, massimo impegno, dedizione per questo, diciamo, gioco e anche sport. E volevo anche ringraziare tutta la famiglia, gli organizzatori che preparano tutto, ci mettono anima e cuore, e soprattutto vorrei ringraziare anche Firefox e Bobulino che mettono anche anima in ciò che fanno nella Academy, credono in noi e giustamente ringrazio ciò che sta facendo per tutti i ragazzi che sono in Academy. Intanto scusa Giuseppe, ti ho lasciato un po' solo. Non ti preoccupare. Stavo dicendo appunto prima che non mi si sentiva l'audio, che stasera appunto Veloce Pizza avrà una gatta da pelare proprio con questa Williams. Tu cosa ne pensi? Beh, intanto buonasera a tutti ragazzi. E beh, direi assolutamente sì, assolutamente sì. Una Williams chiaramente poco performante rispetto alle vetture più blasonate. E sarà una gara difficile in cui i dettagli e probabilmente anche la sua capacità di avere passo potrebbero fare la differenza, ma ci sono nomi importanti. Oltre lui c'è anche il Kevin, che è attualmente in pole, che gli darà sicuramente filo da torcere. Anche Turbo ha fatto subito un gran tempo al primo tentativo, quindi attenzione. Tanto Turbo sta facendo il suo giro,
un giro lanciato, vediamo. Sta per arrivare, attenzione, rallenta, lascia andare, ok, quindi niente, lascia andare l'auto e niente. Attenzione, è pole provvisoria di Aries. Aries che tira 1.25.4 con la Mercedes, ovviamente Mercedes sarà la scuderia da battere questa sera. Quindi vedremo chi riuscirà a farla stare dietro, diciamo. Abbiamo comunque piloti che molto veloci, come anche Kevin con la Alfa Romeo, motore Ferrari che è per il momento al secondo posto. Turbo sta entrando ai box. Vediamo che tanta gente inizia a uscire fuori, anche Spepper. Tanto Fraca, più lento di Aries, che ha 1.26.2, un po' più lento, diciamo. Sentiamo il motore Mercedes. Intanto si prepara Kevin. Andiamo alla club. E giù per la Hebei che porta alla arena. Piccola scodinzolata per Fraca che gli farà sicuramente perdere del tempo. Andiamo a vedere anche Bubulino che, diciamo, sta cercando di non dar fastidio ad altri piloti, come giusto sia. Sempre, ragazzi, sempre rispetto per chi corre, e questi ragazzi sono giusti per imparare da loro come si gira anche in pista, perché ricordiamo sempre che al TMR non importa quanto sei veloci, non importa se sei super campione, l'importante in primis è il rispetto reciproco per gli altri piloti, giusto Giuseppe? Giustissimo, hai fatto bene a ricordarlo, quello che unisce questa famiglia è soprattutto il rispetto degli altri, che è fondamentale ed è una delle prime regole che ho imparato unendomi a questo grande gruppo. Intanto sto seguendo Giuseppe Kevin. Tu sei in che categoria sei? In GP4. Dopo okay. Il primo anno di ambientamento con una GP4 un po' molto competitiva, con insomma grandi nomi dentro. Quest'anno gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro di restyling con le giuste promozioni e retrocessioni, quindi vedremo sicuramente un campionato interessante. Io invece vi do anche l'occasione di farvi sapere che io correrò in F2 Academy, quindi nuovo campionato, sono molto accanito quest'anno, quindi spero di fare il più possibile, sempre divertendomi, perché comunque ricordatevi ragazzi che è sempre un gioco, divertitevi e state sempre con il rispetto reciproco. Questo lo ripeto per l'ennesima volta, ma è sempre giusto dirlo, secondo me. Niente, comunque intanto seguendo Firefox ogni volta trovo sempre piloti che non è facile trovare il pilota che sta girando. Vediamo adesso, forse magari ho trovato il pilota che sta facendo il giro lanciato. Siamo su Fraca. Intanto ci sono un po' di problemi per Catta che non riesce a imbroccare un giro buono. Ha messo adesso un 1.30, ma vedo con delle difficoltà.
tanti bloccaggi. Tanto ricordiamo Aris in pole position provvisoria, adesso vedremo tutti quanti saranno sicuramente in pista. Oh, c'è Luigi in testa coda. Andiamo Bubulino al, che sta tentando, niente, anche lui, niente, sembra che abbiamo praticamente Kevin al secondo posto con Aris al pole position. Kevin secondo posto, Turbo 77 al terzo posto con 1.25, TM Derived 1.26, già qua già gli stacchi già si vedono, e mentre Firefox al sesto posto con 1.26 con la Ferrari, mentre il nostro campione 1.26.9 con la Williams al 14esimo posizione. Sarà una gara entusiasmante, piena di piloti che dovranno fare il super recupero. Staremo a vedere. Intanto Catta piazza la sua macchina all'undicesimo posto, non male. Non male, Catta ha avuto un po'... sembra che non vada genio con la Mercedes a questo punto. No, credo che abbia l'As. Alas, scusa se vado a vedere. Ah, scusatemi, sì. Alas. Sono tutte uguali queste auto quest'anno. Alas è uguale quasi la Mercedes. Ti fa confondere, anche se la Mercedes è nera, adesso l'As è mezza grigia, mezza nera, mezza rossa. Ti fa quasi confondere. Mentre Dennis non ha fatto solo un giro, ha fatto solo vedere l'auto per un giro e è tornato subito a box, quindi credo che sia definitiva. Avrà... esattamente, quindi abbiamo Aris in pole position con 1.25.470, mentre Kevin 1.25.960 e Turbo 77 1.25.986. I primi tre saranno quelli che se la giocheranno veramente alla grande. Intanto vediamo che Derived sta arrivando, stiamo aspettando gli ultimi piloti che concludono. Michele al 14esimo posto, Hitchell al 13esimo, Veloce Pizza al 15esimo posto, scende ancora di una posizione. Che dici Davide? Facciamo, buttiamoci e facciamo un bel pronostico, dai. Chi... ma sì, dai, un bel come pronostico ai ragazzi. Sentiamo, ma anche i nostri amici. Secondo chat. Secondo me, io metterei. Non so perché, ma gli voglio un gran bene. E Firefox la giocherà nei primi tre. Con Kevin. Secondo me, con Kevin. E possiamo dire anche, perché no, Turbo. Quindi metterei al primo posto Kevin, secondo posto Firefox e Turbo al terzo posto. Per me. Ok, io ti rispondo con un Kevin sicuramente in prima posizione, ho seguito i suoi giri e nonostante le sbavature non è andato affatto male, e anch'io vedo Turbo sul podio, e sì, una bella lotta tra Firefox, Spepper e Derived, sì. Questo diciamo è il mio podio anche per me, dai. Staremo a vedere allora cosa accadrà in questi 52 giri, che se non erro chissà chi, staremo a vedere che tanti inizieranno con le soft, a parte Church, che se non sbaglio inizierà con la media, credo, andremo a vedere tra poco. Sì, adesso faremo subito l'aggiornamento.
lasciamo che i piloti si preparino per questa lunghissima gara. Vi aspettiamo tra 30 secondi, uno stop and go per me e arrivo subito. Eccoci qua signori, scusate, ho dovuto prendere qualcosa perché non ve l'ho detto, ma vi consiglio vivamente di una bella birra fredda perché farà caldo e un po' di popcorn e patatine perché stasera ci sarà da divertirsi con questi piloti. Ricordiamo, ci sono due piloti per categoria. E secondo me, Giuseppe, stasera tu sei già pronto con bottiglia di birra e patatine? Sono già prontissimo e adesso che la partita stava caricando davo uno sguardo al meteo che forse non so se abbiamo controllato bene, speriamo che non faccia scherzi. Ma staremo a vedere, se si metterà a piovere questa sarà proprio una gara da spettacolo proprio. È sicuramente una gara che ci terrà incollati alla TV, sicuramente molto più appassionati di quello di come è partito il campionato vero, in cui purtroppo le Mercedes hanno un vantaggio tecnico notevolissimo sulla concorrenza. Tanto Arancina ci scrive dalla chat. Intanto saluto tutti i ragazzi della chat, da Turbo, Arancina, che ormai si stanno preparando per correre, ma scrive Arancina, ha segnato la Juve. Quindi Arancina, ti voglio bene, la sto seguendo anch'io con un occhio. E intanto tanto stiamo aspettando che i piloti staranno facendo le loro... Secondo te, quanta benzina dovrebbero avere a bordo per poter finire, diciamo, la gara tranquillamente? Ma guarda, in questi mesi e nel primo anno ho visto ragazzi con tattiche estremamente diverse l'uno dall'altro. Mi è capitato spesso di allenarmi anche a correre con James Hunt, diciamo uno dei principali candidati alla vittoria in GP2 quest'anno, che usava la benzina colata, come si dice da noi, quindi era preciso con i giri, quindi mentre altri gli ho visti... Scusa, ti interrompo perché prego. Si stanno preparando, sì, i ragazzi. Eccoci. Giro di ricognizione per i ragazzi, eccolo qua, subito Aries a scaldare le gomme, già subito scappa. Per scaldare il più possibile le gomme. Ricordiamo che questa è una pista non facile, piena di curve veloci e curve lente. Soprattutto ci sono le curve più famose che partono da Magoz alla Beckett, portando alla Chapelle. E ricordiamo anche che questa pista comunque è da 73 anni che c'è, è stata inaugurata nel 1943, se non erro, e ha subito tantissime modifiche, è stata anche una pista per durante la Seconda Guerra Mondiale per gli aerei, per i caccia, e ha subito tantissime modifiche questa pista, ma comunque vada, è sempre stata bella. Anche con le piccole modifiche che sono state fatte,
Intanto si legge che c'è stata una squalifica di Derived e Spepper. Non si capisce il motivo di come mai. Non so se sì, hai intravisto anche tu. Ero un po' più indietro, stavo seguendo le posizioni di rincalzo e anche io ho visto a video la loro squalifica. Si stanno preparando i ragazzi, stanno arrivando alla posizione. Vediamo, siamo tutti pronti. Intanto vediamo appunto che ci sono le due auto, credo siano la Renault e la Power. Adesso non sono riuscito a vedere che macchina è. Ma comunque ragazzi, quello che è successo non si sa, lo sapremo più tardi. Intanto prepariamoci perché la corsa ha inizio tra pochissimo. Siamo pronti tutti quanti. Sono partiti. Partenza fulminea di Kevin, che subito testa a testa con la Mercedes. Arrivano alla prima curva con la Alfa Romeo davanti a tutti quanti, davanti anche alla Mercedes che tenta di nuovo di sorpassare. Se la stanno giocando anche là dietro, che qualcuno che esce fuori anche. Attenzione, bandiera gialla, prima bandiera gialla, speriamo non sia successo niente di grave. E intanto subito attacco testa a testa Alfa Romeo contro Mercedes. Non molla Kevin, non molla, resta lì senza cercare, lo passa in questo momento. Ares passa, però c'è ancora attenzione ragazzi, che la corsa è lunga. Ma che battaglia, prima curva già subito a battagliare Alfa Romeo, Mercedes e Red Bull lì dietro, subito Ferrari con Firefox che da spettatore 4-4 sta arrivando. E intanto Kevin inizia a prendere un po' di respiro, ha già dato 4 centesimi di distacco. Tanto dietro c'è molta bagarre dietro, andiamo a vedere anche dietro di noi con Firefox e Turbo che se la stanno giocando per il terzo posto. Vediamo che dietro subito ci sono contatto. Alfa Tauri con Bubulino, che Bubulino sorpassa e se ne va all'ottavo posto, sale di 4 posizioni. Bubulino non si arrende e continua a correre veloce come sempre. Andiamo a seguire là davanti perché Kevin ha già iniziato a mettere un piccolo distacco, non molto grande, perché Aries non molla. Ricordiamo sempre che queste macchine hanno non sono alla pari, quindi Kevin sicuramente se la sta sudando. Intanto subito la Mercedes lì dietro, che insidia l'Alfa Romeo numero 99, settore 3 bandiera gialla, settore 2 bandiera gialla. Intanto Kevin passa in questo momento davanti alla vecchia tribuna, stanno per la Magoz e Beckett giù a martello senza mollare l'acceleratore. Tanto andiamo a vedere anche i ragazzi dietro che meritano tantissimo. Andiamo a vedere anche il nostro campione Veloce Pizza. Attenzione all'Alfa Tauri di Allu. Attenzione. Ha perso la macchina e ha perso anche un sacco di posizioni. Sì, ha perso tante posizioni. Penalità per Aries, 3 secondi. Ah, attenzione ragazzi, non prendiamo troppe penalità. Che se cominciamo il valzer delle penalità qua mi fate diventare matto alla fine della gara. Intanto DRS Kevin... tanto la Mercedes non molla di un centesimo l'Alfa Romeo, che questa sera è indiavolata l'Alfa Romeo. Andiamo dietro Turbo e Firefox.
Secondo te quante soste hanno deciso di fare, Giuseppe? Beh, guarda, è la prima volta che vedo una gara così al 100%. L'inizio della corsa il computer stimava in due soste, ma ci sarà da divertirsi, perché i duelli sono tutti molto serrati. Nonostante il terzo giro, stanno tutti, quasi tutti, entro un secondo l'uno dall'altro, quindi grande stress per i pneumatici. Andiamo a vedere anche le retrovie, che i ragazzi meritano di essere inquadrati tutti uno per uno. Andiamo alla ricerca delle Luigi battaglie. Lo passa a fondo rettilineo, comodo. Attenzione, veloce pizza, è anche lì, eh? Non molla, attenzione. Attenzione, gli ammonimenti saranno copiosi. Iniziano a saltare ammonimenti, stiamo attenti, perché c'è il rischio di capovolgimento alla fine della gara. Intanto Bubulino deve difendersi dal campione TMR Veloce Pizza, che non molla con questa Mercedes, scusate, motorizzata Mercedes Williams, scusatemi. Attenzione, c'è una Mercedes fuori pista. Non si capisce chi sia. È quella di Aries, ha perso 11 posizioni. È quella di Aries, sì. Attenzione, primo Aries grande colpo di scena. Colpo di scena di Aries, che va in testa coda. Peccato, non ce lo siamo perso. Si vede che Kevin ne ha di più. E in questo momento, devo essere sincero, lo sto azzeccando, Kevin Turbo e Firefox. È vero. Mi sa che domani devo andare, se finisce così, devo andarmi a giocare alla schedina a questo punto. Intanto Kevin, indisturbato, se ne va. Un secondo e quattro di vantaggio da Turbo. Firefox è insediato da Derived con la sua Renault. Staremo a vedere se la Renault ne avrà di più della Ferrari. Tanto vediamo Spepper, anche lui lì dietro, guardingo, aspettando il minimo errore dei piloti avanti. Mentre Luigi è al sesto posto, se ci pensiamo. Luigi ha fatto un'ottima rimonta. Ha fatto un'ottima rimonta, anche il ha rimontato quattro posizioni. Pizza, sette posizioni per lui. Veloci Pizza non molla, ha sotto, sempre sotto il mirino, Bubulino, il nostro grandissimo Bubulino. Stiamo su loro tre, che sembra in questo momento il momento più clou della serata, perché Kevin ormai ha già iniziato a dare già un secondo e uno, però sta diminuendo, quindi andiamo subito a vedere cosa, se è solo strategia. Intanto settore 1, settore 2, settore 3, bandiera gialla, non si capisce come mai, cosa sia successo. Intanto andiamo anche a vedere i giri più veloci. In questo momento è Turbo con 1.31 e 261. È ritornato entro la zona DRS Turbo, eccolo qua, 1.31.049 appena stampato, cerca di ricucire lo strappo. Intanto abbiamo già dei piloti che hanno già fatto delle soste, si tratta di Loveril, Eduk, Toxic e Alu, che hanno rispettivamente messo la Medium e gli ultimi due la Hard, quindi si prova. Penso che con le Hard potrebbero arrivare a metà gara. Forse tenteranno un ultimo stint con le rosse. I box. Sembra che Bubulino sia successo qualcosa? No, solo fatto. Ah no, è Michele che
Scusate, ma c'è stata una cosa strana. Marcava Bubulino al 20° posto. Forse è stato qualcosa nel gioco. Intanto, comunque, ci sono già 5 giri fatti con le soft. E Icho c'è già uno dei nei primi 10, uno dei primi 10 a essere con marca ancora 0 giri con le medium. C'è qualcosa che non quadra con il gioco, perché Richard sta già girando da un po' di tempo e quindi penalità è stato un attimino TMR Ray 1, 3 secondi anche per lui. Esattamente. Andiamo, intanto andiamo a vedere settore 1, 2, 3 nelle... gialla, attenzione. 10 secondi. Continua a marcare gialla. Di penalità. Continua a marcare gialla, ma non si capisce cosa stia succedendo. Sembra quasi il gioco stesso che sta avendo dei piccoli bug. Intanto l'overeduc, penalità di 3 secondi, ammonimento multiplo. Questa pista non è facile, in quanto, come detto, in questo momento danno Bubulino al 18° posto. Non mi dire che Bubulino sia andato in testa coda. No, no, ti assicuro, sono io su Bubulino, è sempre attaccata la coda di TMR Luigi. Ecco qua, sì, purtroppo abbiamo un problema. Si è appena preso penalità, tra l'altro. 3 secondi per TMR Luigi, attenzione. Abbiamo un piccolo problema con la classifica, ragazzi. Cercherò di avere un po' un quadro completo, perché... sono piccoli bug che sta facendo il gioco. Eccolo, Bubulino su Luigi, questa volta comodo. Bubulino su Luigi, staccatona, non lo fa passare, ma poi passa. Quindi abbiamo Bubulino che non si arrende e sorpassa Luigi. Luigi subito dietro a Bubulino a ritentare l'assalto, mentre veloce pizza anche lui, Guardingo... aspetta il momento giusto per sorpassare. Intanto andiamo a vedere anche i ragazzi davanti, Firefox Turbo e Kevin, indisturbati, proprio indisturbati, perché la Renault è sotto assedio dalla, diciamo, la Mercedes in versione rosa. La chiamiamo in questo momento, la chiameremo così, la Mercedes in versione rosa. E di Spepper che è sul si fa vedere agli specchietti del Derived. Intanto andiamo a vedere le posizioni conquistate in questo momento. Veloce Pizza, che è settimo, ha recuperato 8 posizioni, mentre Firefox è a 3. Aris ne ha perse 9 di posizioni, tutta la gara da rifare. Ci sarà adesso, ne ha persa ancora un'altra, perché Icho ce l'ha sorpassato. Ha ancora problemi, non credo. Bandiere gialle, vedo saltare pezzi. Vedo saltare pezzi di carrozzeria. Intanto, appunto, in questo momento c'è Fracca che è all'assalto di Veloce Pizza. Ah, Veloce Pizza, 3 secondi, ammonimenti multipli, peccato. Sì, in questo momento la classifica sarebbe Kevin, Firefox e Turbo, mentre anche Alu 3 secondi di penalità. Andiamo a vedere un po' il camera car di Luigi. Ci sono molte penalità in questa pista, ma tante volte anche, come ripeto, ci sono volte che in certi punti sembra che puoi tagliare leggermente e poi il gioco ti dà anche penalità quasi inesistenti, diciamo. Quindi non sempre queste penalità sono da prendere sul serio. Intanto Aries all'esterno, ma prende penalità 3 secondi.
sta cercando di recuperare adesso DRS su Fraca, sicuramente distaccata, lo passa, ci prova, ma gli chiude la porta, prova sull'esterno, l'interno, adesso prova internamente perché ma Fraca fa passare in box. Sì. Lo fa passare perché ormai non ne aveva più, le sue gomme non ne avevano più, e quindi Arias scusate va, sta iniziando per andare a insidiare Veloce Pizza, che è al sesto posto. Intanto Turbo migliora il giro, 1:31.049, migliora di 100 centesimi. Tanto Kevin, anche lui sempre indisturbato. Andiamo a vedere anche chi quanti peccato giri per stanno Spepper facendo. Ammonizione, 3 secondi per lui. In quarta posizione Spepper adesso. Che ci siamo persi il momento di Spepper, che è al quarto posto, con Luigi al quinto, Veloce Pizza al sesto, Arias al settimo, Hitchcock all'ottavo posto. Poi abbiamo TMR Derivet. Intanto volevo anche considera, di cappello, scusami Davide, a dimmi. Scusami se ti interrompo, ma considera che le posizioni che hai appena detto sono falsate dallo sbaglio in grafica di Bubu, che non è chiaramente sedicesimo, ma bensì è a sandwich tra le altre vetture. Beh, attualmente infatti è davanti, cercheremo a, di stare... è davanti a Luigi e sta insidiando Spepper, Bubu, quindi... purtroppo la grafica non dice il vero. Speriamo che miglioreranno questa parte qua, perché sarebbe un disastro durante il mondiale. Intanto certo. Derivede un'altra penalità di 3 secondi. Intanto vediamo Turbo Kevin, che è indisturbato proprio, non senza... Abbiamo 4 secondi da Turbo. Luigi su mentre Bubu. Eccolo. Luigi su Bubu, andiamo a vedere subitissimo. Attenzione, staccatona! Luigi dentro! E subito Bubulino, subito a rispondere, cercare di rispondere durante la curva. Vediamo adesso se saremo sul rettilineo, cosa accadrà, vedremo. Vediamo, stiamo arrivando alle curve della Beckett. Bubulino un po' lungo, vediamo se riuscirà a... Intanto Bubulino me lo marcano 17esimo, ma come abbiamo detto poco fa è falsata la gara della la classifica, c'è un piccolo bug della classifica, quindi chiederò al mio assistente, oh, diciamo, Arias di su pizza. Arias su pizza è il motore potentissimo e Mercedes. Ci siamo persi anche Arias con pizza. Intanto Turbo 1:31.044 continua a cacciare fuori tempi mozzafiato. Ricordiamo, siamo al 12esimo giro su 52. Arias sta andando a insidiare anche Luigi. Intanto Firefox lascia andare un pochettino la presa su Turbo, già 2 secondi di svantaggio. Vediamo settore 2, settore 3, bandiere gialle. 11 secondi, che 11 giri. Lo si vede fantasma. Sì, è vero, anche io lo vedo fantasma. Perché anch'io durante il sorpasso tra Luigi e Bubulino, intanto Bubulino assediato dalla Mercedes di Arias. Andremo a vedere se riuscirà a apertura del DRS. Attenzione. Riesce a tenersi. Intanto Kevin tira 1:31.037 ed è fucsia, giro più veloce.
Kevin questa sera sta facendo vedere di cosa è capace con una Alfa Romeo motorizzata Ferrari. Ah, peccato Aries, altri 3 secondi. Aries continua a prendere attenzione, sorpasso in staccata su Bubolino cerca di resistere. Vediamo il controattacco di Bubolino, subito all'esterno, internamente alla curva, attenzione, testa coda di... Toccato. Quasi testa coda di Bubolino, peccato. Ha tentato il tutto per tutto di mantenere contatto con Aries, ma purtroppo era troppo in una posizione critica. Attenzione, riprova, Bubolino non si arrende, su veloce pizza. Gli prende la scia, non lo molla. Bubolino alla Becaz. Attenzione, esce un po' lungo. Taglia leggermente per non perdere troppo la Williams. Ma purtroppo veloce pizza, più pulito. Riesce a scappare. Ma intanto DRS è aperto per Bubolino. Bubolino non molla, veloce pizza. Sempre lì all'attacco. 1:30.743. Kevin super, non continua a fare giri spettacolo, abbassa ancora di un secondo il tempo sul giro. Purtroppo sì. Io in questo momento sono su Bubolino che se la stava giocando in questo momento con veloce pizza, ma veloce pizza comunque tiene testa, mentre c'è un Hitchcock lì. Guardingo, attenzione, piccola scodinzolata di veloce pizza. Comunque, attenzione, veloce pizza, staccatona, sferricciata, attenzione, va in testa a coda. Cosa è successo? Peccato, Bubolino esce così di scena. Esce di scena Bubolino. Stava facendo un sorpasso micidiale. Poi stasera, dopo la gara, vedremo, cercheremo di sentire i ragazzi di cosa è successo, perché abbiamo visto un Bubolino con fare uno staccatone, sverniciare la Williams e poi trovarsi in testa coda. Quindi molto probabilmente è stato un po' troppo, è arrivato troppo veloce e è andato in testa coda. Luigi intanto... Sempre lì, Aries, due Williams, sesta altri e settima. 3 secondi. Aries sopra, ancora prende penalità, però è sulla all'attacco della Mercedes Rosa. Attenzione scodinzolata, attenzione, ha perso cosa la è macchina. Successo? E Luigi l'ha infilato. Ha perso Luigi ha preso l'occasione per sorpassare di nuovo Aries. È tutto da rifare per Aries. Sembra che non ne ha più con le gomme, intanto appunto 14 giri, penso che iniziano a decadere queste gomme. Speriamo che non succeda come Hamilton, che si è ritrovato all'ultimo giro con la gomma andata proprio a terra. Intanto Luigi è lì quinto, che è molto tranquillo, va avanti nella sua conquista di posizioni ottime. Spepper sempre lì, sempre col rischio di avere subito dietro Luigi e Aries, che gli stanno col fiato sul collo. Intanto Firefox e Turbo stiamo vedendo che hanno sempre 2 secondi di distacco e 5 secondi di distacco da Kevin con Turbo. Andiamo a vedere una... Porterei anche alla ribalta una bella gara di Hitchcock con le gomme gialle. Sta in coda. Attenzione, vedo che pizza. Rallenta, scusami se ti disturbo. Ho visto rallentare di nuovo Aries, che penso che abbia perso anche molto terreno da Luigi, forse sì. Per un errore. Sì, stavi sì, dicendo pizza in su zona Hitchcock, DRS. Appunto che
stavi dicendo appunto su Itcher che sta facendo una gara comunque. Sta facendo una gara molto importante, molto solida, anche perché con la scelta delle gomme medie, le gialle, è in coda a Pizza e lo vedo un po' in difficoltà con le rosse, quindi ottima gara. Tanto Itcher comunque, ricordiamo, è pilota GP4 se non erro, giusto? O GP Challenge? Mi sembra GP4, no, perché se no è troppo forte per me. Diciamo che come abbiamo sempre detto dall'inizio, scusate, che i piloti vengono scelti non solo perché sono veloci o perché sono dei mostri a guidare, ma semplicemente perché sono puliti, rispettando i propri colleghi in gara. E infatti Itcher, cioè, abbiamo visto veramente poche volte avere una penalità, molto pulito, molto, e fa sempre la corsa in modo rispettoso al confronto degli altri piloti. Intanto ricordiamo sempre ai ragazzi, mi dice Arancina in GP3, persino in GP3 corre Itcher, grazie Arancina che ci segue. Intanto, se Arancina sa com'è messa ancora la partita tra Juventus e Lione, può farci sapere tranquillamente. Sempre 2-1, la seguo anch'io. Sempre 2-1? 2-1. Ah, ok. Ma io sono milanista, scusate, ma ormai sono fatto così. Intanto appunto stavamo dicendo che quest'anno, ripeto ancora per chi magari si è connesso adesso, che abbiamo appunto da quest'anno i ragazzi, la famiglia si è allargata con la GP Challenge e con l'Academy F1 e F2. Quindi ricordiamo sempre che chi volesse iscriversi o venire, scusami, fondo rettilineo tutto. E lo passa, gran sorpasso chiuso su Veloce Pizza. Adesso in questo momento comunque Veloce Pizza non ci sta, e sicuramente all'uscita della curva club sicuramente attaccherà di nuovo Itcher. Vediamo. Intanto ha già dato un piccolo margine per non essere attaccato. Le gomme rosse mi sembra che stiano soffrendo adesso. E in questo momento sì, 17 giri iniziano ad essere tantini. Ma stavo dicendo appunto, anche Pizza la sua chance, perché sta andando lungo come Kevin, come gli altri, quindi avrà la sua chance appena monterà le gomme gialle. Adesso vedremo, siamo su Firefox, andiamo a vedere, sentiamo il motore Ferrari di quest'anno. Stavo comunque dicendo poco fa che chi vorrebbe iscriversi o partecipare o entrare nella famiglia TMR, ricordiamo che siamo su Facebook, su Instagram anche, e su Twitch ovviamente, per tutte le gare di quest'anno, che ce ne saranno tantissime. Intanto Aries, un'altra penalità, continua ad avere penalità Aries. Io credo che poi sempre stasera nella stessa curva, sempre si allarga, sempre la stessa curva, sì. Sì. Mi dice Arancina che tra i 20 e i 22 giri con le rosse si potrebbero fare. Vedremo se ci sarà qualche pilota che andrà oltre i 20-22, ma non credo proprio. Tanto andiamo a vedere Luigi che è attaccato da Aries, quindi attenzione qua,
premetto che stiamo su questa parte qui perché ci sono bensì tre auto tutte insieme, attenzione, sempre molto aggressivo. Vediamo Pizza che... 3 secondi ammonimenti, Pizza utili. Prende 3 secondi all'uscita dalla Beckett. E intanto Kevin piazza un 1:37:27, mamma mia, a gomma finita. A gomma finita tira fuori ancora un altro super giro, si vede che sta iniziando a tirare Luigi, il primo che inaugura i box tra i primi. Sicuramente Kevin probabilmente in questo giro, visto che sta spingendo più forte, molto probabilmente Kevin magari entrerà in box, ancora no, forse ancora no, magari ancora un giro veloce lo potrebbe fare, ma comunque siamo al limite proprio con queste gomme. Quindi adesso daremo la danza del pit stop e vedremo adesso alla fine del pit stop come si metterà la classifica. Attenzione, Kevin, 3 secondi per lui. E Fraca, 1:30:683. Fraca tira fuori 1:30:36. Fraca proprio zitto zitto 4:4 tira fuori il giro più veloce. Vediamo se in questo momento Kevin entrerà in box oppure non entra in box, quindi farà ancora un altro giro. Intanto c'ha 7 secondi su turbo e Firefox inizia, anche lui è già entrato in box per mettere le gialle. Deve entrare Icho c'è al quarto posto, Spepper al terzo. Vedremo quando, appena uscirà Firefox dove si troverà. Comunque molto probabilmente al sesto posto, perché c'è un bel distacco dalla sesta posizione in giù. Infatti entra al sesto posto, quindi molto probabilmente Hitchcock, che ha già fatto la sosta ed è già con le medium, è stato molto furbo, perché ricordiamo che lui non era partito con le gialle, 9 posizioni. Com'è? Non era partito con le gialle? Credo di sì ed è nono, quindi lui ha ancora un bel po' di giri che può fare. Vediamo se Kevin adesso entrerà in box. Intanto Fraca 1:30:628, un altro giro per Kevin, quindi passa a 21 giri, vuol dire che le sue gomme sono ancora in buono stato, che può permettersi di girare ancora. Anche Turbo non si ferma. Che tempo ha fatto anche Turbo, lui l'ultimo? Non si ferma. Sarebbe interessante capire quanto perde su Firefox, che invece è già quasi 2 giri che ha cambiato i pneumatici. E sicuramente. Allora, ti posso dire che Firefox in questo momento ha, se non è sbagliato, ha 35 secondi dal primo posto. Quindi sta iniziando a perdere comunque Kevin, perché sta scendendo drasticamente il distacco, anzi no, sta scendendo il distacco, quindi molto probabilmente prevedo adesso, infatti perché adesso si trova la Beckett e fa un po' fatica a gestire le gomme in questo momento, quindi suppongo che in questo momento andrà in box. Staremo a vedere.
Beh, diciamo che sarebbe stata rispettata la tabella uscita a video a inizio gara, in cui si prevedeva intorno al 22esimo giro i cambi, quindi... E invece ancora... Prosegue. Incredibile. Non molla il giro. Si vede che si trova molto bene con questo momento, quindi può dare ancora... Intanto Spepper ai box... E Hitchcock passa al terzo posto. È che Hitchcock ci frega tutti quanti e va a vincere anche il Gran Premio. Peccato che la grafica non fa vedere quanti giri ha fatto in questo momento Hitchcock con la gialla, ma io presuppongo che tirerà per mezza gara per poi fare l'ultima parte con le soft. Adesso proprio è passato il cartello, apertura pit stop per chi voleva utilizzare. Intanto, giusto per avvertire, io mi dispiace dirlo con tutto il cuore, ma la Juventus è fuori dalla Champions League. Giusto per dare una brutta notizia a tutti i juventini che ci stanno ascoltando, mi dispiace, anche quest'anno niente. Torniamo a noi. Anche quest'anno alla gara. Sarà per l'anno prossimo, bene. Esattamente, come la Ferrari. Intanto Turbo entra adesso ai box, e adesso ai box con Kevin, quindi vanno in sintonia i due ragazzi. Quindi Hitchcock, se ce la fa, io prevedo, sto vedendo, non vorrei sbagliarmi, ho visto due gocce d'acqua, non vorrei sbagliarmi. Intanto Aries un'altra volta, 3 secondi di ammonimento, e Hitchcock passa al primo posto. Questa sera Hitchcock la possiamo mettere come pilota della serata, devo essere sincero. Quindi, ma considera, ragazzi, anche considera dalla... che gli manca il cambio gomme, è l'unico partito con le gialle, quindi necessariamente è l'unico che non ha una sosta, insieme a Katta, TMR Eugenio, Fox Hunter e Dennis. Esattamente. Intanto ricordo ai ragazzi della chat, se volete essere un po' più... facciamo qualcosa di attività creativa, ditemi voi chi potrebbe essere i tre piloti che mettereste sulla classifica del miglior pilota della serata. A voi le vostre idee. Io metterei Hitchcock come primo posto, al secondo posto Kevin, e al terzo posto metterei anche Bubulino, perché comunque ha fatto una piccola parte di gara lottando fino all'estremo. Intanto Davide, ci siamo persi quello che ti avevo prospettato, cioè che Firefox ha superato Turbo con la strategia e attualmente blocco anche perché Allu si è ritirato, non si sa il motivo, ma si è ritirato, quindi peccato, okay. Abbiamo perso uno dei piloti, uno dei tanti piloti bravi che ci sono questa sera, e Firefox ha messo le ali, anche se si trova in Ferrari stasera. Peccato, altra penalità per Turbo, credo siano già 9 secondi complessivi. Mentre penso che ancora a zero Firefox, se non erro. Firefox, devo essere sincero, è ancora a zero. Non ha preso ancora una penalità. Guida, stiamo facendo vedere adesso attenzione all'Ove Educ, un'altra penalità di 3 secondi. E stasera fioccano le penalità. Ma stasera dopo la gara chiederemo un attimino i punti dove accade questo, diciamo, queste penalità così improvvise, perché veramente ce ne sono state tante,
e vorrei capire anche i punti. Attenzione, attenzione qua, intravedo una piccola battaglia, non si capisce chi sia davanti con quella Mercedes rosa. Intanto Kevin 1:29.649, giro record della serata. Qui si dovrebbe far da parte però, eh sì, questo non va bene, si dovrebbe far da parte, perché adesso non ho capito se è una macchina doppiata. Sì sì, TMR Ray 1 è doppiato, doppiatissimo. Penso che stasera una tirata di orecchie magari ci sarà per Rai One, perché è un po' infastidito nel giro Firefox. Eh sì, considera che complice anche il giro veloce di Kevin, ha perso quasi 2 secondi in questo giro. Esattamente, esattamente. Intanto andiamo a vedere Turbo già lì dietro al doppiato, quindi piano piano si avvicina a Firefox. Speriamo che ho indovinato. Intanto è Eugenio, 3 Luigi secondi Zuccata. Di penalità. Luigi Zuccata, eccolo. Forse nonostante il DRS, andiamo a vedere super staccata, lo svernicia sulla sinistra e Luigi è al sesto posto svernicendo Kata. Luigi, ottimo pilota anche lui, prossimo anno sarà in Ferrari, se non mi sbaglio, o Williams, adesso no, credo Ferrari, in GP Challenge, credo, quindi sì, sì. Già fa vedere i muscoli, fa già capire di che pasta è fatto. Intanto è ottimo pilota. Abbiamo un po' un Luigi, un veloce pizza, un po'... in vacanza, diciamo, sta intanto piccolo bloccaggio di gomma. Penso che Veloce Pizza stasera è proprio in versione corro e me la godo, ma aspettate il campionato che vi tiro fuori i muscoloni, che ci aspetteremo una GP1 di fiamme, perché quest'anno la GP1 sarà molto competitiva e il nostro Veloce Pizza avrà tanti piloti giovani contro, non sarà facile. Tanto andiamo a vedere Kevin sempre con la sua Aries Alfa Romeo, altri 3 Aries secondi, continua a prendere lì. Penalità alla Beckett, è sempre la zona Beckett all'uscita. Intanto sicuramente tra la Maggot e la Beckett che continua a prendere penalità. Intanto vediamo un doppiato che va a dare fastidio un po' a tutti. Questo Rai One continua a dare un po'... Eh sì, è sempre lui. Penalità di Derivet, 3 secondi. Andiamo su Firefox che sta facendo rimonta il miracolo. Intanto andiamo a vedere Hitchcock Bulgurino. Continua con la sua porca gara in testa. E Hitchcock adesso non sarà facile smuoverlo da lì. Che ricordiamo, sempre se non è fracca, penalità di tempo, munimenti multipli, quindi... Anche lui, Fracca, riceve penalità. Stavo dicendo che con Hitchcock a volte giochiamo insieme e mi spiegava che il volante è un po' distrutto. Quindi se è ancora così è tanto di cappello, perché sta correndo con un volante che non tiene giusto la macchina dritta. Quindi ha un po' un volante sbilenco, ecco, se vogliamo dirla così. Credo che sia stasera, comunque, quando lo chiameremo in telecronaca, gli chiederemo se ancora ha il volante sbilenco oppure no.
Intanto vedo doppiati, iniziano a esserci i primi doppiati. Firefox continua, Bubulino 3 secondi, anche lui serata da dimenticare per Bubulino. Intanto Alu ha abbandonato la sessione. Mi dice, c'è scritto che si è dovuto ritirare perché aveva tutto buggato e non capiva più nulla dei distacchi. Quindi c'è un po' di bug del gioco, speriamo che metteranno a posto questa cosa prima di ottobre, perché sennò la vedo molto dura. E meno male che non è una pista da safety car. Meno male, perché sennò penso che stasera il delirio. Tiravano matti tutte e due. Tanto spero che, ragazzi, intanto siamo arrivati a 20 persone che ci stanno guardando e comunque, dimenticando prima, ho chiesto appunto cosa ne pensano, chi dovrebbe essere il pilota premiato come pilota della serata. Arancina dice che è di parte, quindi forza Firefox. Sono anch'io di parte, diciamo, e quindi dico anch'io forza Firefox. E appunto, siamo comunque anche su Firefox, che è incredibile. Lui corre con manopola, quindi tanto di capello pulito, senza minimi errori. È impressionante, i giri di Firefox e Turbo sono quasi in fotocopia. È da tempo che il distacco ondeggia tra un secondo e mezzo, due e mezzo, quindi per entrambi grande gara, ma anche grandissima gara di Kevin, che comunque rimane davanti con un Alfa Romeo decisamente inferiore a livello prestazionale. Esattamente. Comunque ricordo che in questo momento stiamo vedendo che sia Kevin che Aries sono gli unici due che sono scesi sotto l'1.30, mentre tutti gli altri girano 1.30 e 1.31, quindi c'è una bella differenza di velocità delle macchine. Speppere su Eugenio, aggancia il DRS e lo passa comodo. Sì, è dentro. Vediamo ancora Luigi a che vedere con un doppiato. I-box. I-box. E lo fa passare rosse tranquillamente. Era Spepper. Spepper doppiato, a quanto pare. Possibile che Spepper viene già doppiato? Non credo. No, non ci sono abbastanza secondi per essere doppiato. Infatti credo che ci sia stato solo che Speppe abbia fatto passare Luigi. Però c'è un... inizia ad esserci un po' di casino, diciamo, di posizioni, credo, perché Veloce Pizza comunque è ottavo. Attenzione, comunque errore di Eugenio che va un po' largo. Intanto vediamo, vedremo i tempi di Ciocio, che ha appena cambiato le gomme, adesso con le rosse dovrebbe volare. Infatti mancano 21 giri, quindi dovrebbe essere giusto, ha fatto un giusto... Diciamo che Hitchcock comunque ha fatto una buona strategia, perché adesso in questo momento Hitchcock è tra i primi 10 con le soft. Quindi andremo a vedere una seconda parte di gara. Ma cosa molto... è successo nelle prime posizioni? Firefox è superato da Turbo, forse un errore, ce lo siamo perso. Sì, molto, molto probabile. Comunque anche Bubulino si ritira, purtroppo. A quanto pare mi sa di sì, c'è stato, c'è un po' di casino là davanti. Vediamo con Aries che ha a che fare con dei doppiati.
che non fanno passare, ricordo a chi viene doppiato di lasciar passare, perché tanto non serve a nulla dare fastidio, da solo fastidio. Quindi prego chi magari mi sente, che magari sta correndo, di dare anche lo spazio di chi viene, chi sta dietro, che deve doppiare. Vediamo intanto qua davanti, c'è Kevin che continua a martellare con la sua Alfa Romeo. Attenzione, adesso è il momento. È il momento che aspettavamo. C'è la bagarre tra Red Bull e Ferrari. Andiamo a vedere cosa accade tra i due. Intanto, veloce pizza, super Eugenio. Andiamo, attenzione, adesso in questo momento Firefox è su turbo. Su turbo che tenta col fiato. Vediamo se gli starà abbastanza dietro per sorpassarlo al rettilineo, oppure dovremmo aspettare la zona DRS. Tanto Firefox si avvicina molto rapidamente. Andiamo a vedere cosa accadrà adesso. Adesso ci sarà il momento del DRS magari aperto. Attenzione, arrivano alla Beckett, tutte e due velocissimi. Vediamo se ne ha di più Firefox, perché entrambi hanno Firefox c'ha 12 giri mentre Turbo ne ha 9. E intanto giro veloce di Hitchcock in 1:29.488, ovviamente sono andato proprio, quindi inizia sono andato proprio a guardare i tempi di Kevin e di Hitchcock. C'è mezzo secondo al giro su questo, sul 33esimo, quindi prende mezzo secondo di copertura. Vediamo quanto dureranno queste rosse. E intanto si è fatto anche sotto a veloce pizza, solo 1:04. Tanto Firefox è sempre lì a cercare di avvicinarsi a Turbo, ma Turbo continua a scappargli via. Vediamo che non molla, quindi avremo l'ultima parte di gara molto entusiasmante, perché c'è Firefox su Turbo, Kevin indisturbato e Hitchcock che inizia a martellare anche lui e farsi molto 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 pericoloso. Infatti è su veloce pizza, che con le medie avrà da sudare. Intanto Eduk abbandona, si ritira anche Eduk, anche Michele ha tutto bagato, quindi credo che il gioco sta iniziando a buggare troppo. Iper 93, ok.
Abbiamo Michele che ha 3 secondi di penalità anche lui. Intanto Ichoc subito su Velocipizza che cerca di attaccarlo. Vediamolo dalla camera car, gli sta incollato. Arrivano, attenzione adesso alla Beckett. Vediamo se all'uscita, molto pulito, gli sta incollato, deve frenare leggermente per non andargli addosso. Adesso eccolo, DRS aperto, ma anche Velocipizza, DRS aperto, attenzione, esternamente lo svernicia e passa davanti. E Ichoc è molto più veloce adesso all'attacco di anche di Spepper. Vediamo se Spepper riesce a tenere testa, ma non credo con le soft, non lo molla. Intanto davanti un bel trenino tra Turbo, Firefox ed Aries. Esattamente. Un secondo e mezzo. Kevin è tutt'altro, di un altro pianeta. Vediamo, Aries va a insidiare anche Firefox. Abbiamo un sacco di tensione perché c'è un fastidio con un doppiato che dovrebbe essere Spepper. Ah no, scusate, ero un doppiato. Ichoc c'è ancora 1.29.488, sempre lui il giro più veloce. Vediamo che adesso inizia ad avvicinarsi a Spepper. Non ce la fa, ha finito l'Hertz, Aries. Mi è mancato quello spunto decisivo. Uscita la Beckett, Ichoc potrebbe attaccarlo. Vediamo all'aperta, vediamo se riesce a stargli dietro oppure no, perché anche davanti Spepper con l'ala aperta del DRS, subito Spepper rimane molto attaccato. Vediamo cosa succede. C'è un doppiato di mezzo, attenzione, c'è un doppiato secondi. Di mezzo che dà fastidio. Spero che si sposti perché così non va bene, ragazzi, è da stare attenti. Attenzione che rallenta Ichoc, non si capisce come mai, e lascia passare anche Velocipizza. Velocipizza penalizzato anche lui. Ripassa Velocipizza, non si riesce a capire cosa sta succedendo. Attenzione. E Spepper ha abbandonato la sessione. Ragazzi, non si riesce a capire adesso cosa sta succedendo, perché sono in tanti buggati, anche TMR Dennis sì. Me lo dà con la X, in tantissimi sono buggati, e questo è un problema perché siamo neanche a metà gara. Intanto Aries, Aries su Firefox, attenzione, tutte e due alle aperte, non mollano. Ferrari contro Mercedes, attenzione, vediamo cosa succede. Entra dentro senza problemi, ma è molto lungo, quindi Firefox potrebbe riattaccare internamente, ma non riesce. Peccato per Firefox, ma Firefox ha un problema, perde di aderenza. Peccato, molto peccato. Adesso è Turbo sotto assedio da Aries, che si fa molto minaccioso. Vediamo Luigi e Ichoc lì insieme anche loro. Abbiamo un'ultima fase di gara molto cardiopalma, mentre Kevin di un altro pianeta, bello tranquillo. Io chiederei anche a Hyper 93 di non entrare nell'aria, perché molto probabilmente può anche creare dei bug. Ma veloce su Velocipizza, su Spepper. Andiamo dentro Velocipizza, staccata e dentro su Spepper, che ovviamente è il fantasma che sta girando, il fantasma di Spepper, sembra quasi un film. Mentre Ichoc indisturbato sta girando tranquillamente, più veloce degli altri ovviamente per via delle soft.
Intanto Firefox purtroppo è al quarto posto. Aries che tenta di insidiare Turbo, ma Turbo si è difeso anche. Penalità di tempo secondi per Aries, quindi credo che a questo punto Aries, anche se sorpassa tutti e due i ragazzi, credo che dovrebbe avere così tante penalità che possiamo anche andare a vedere veloce. Sì, sì, sicuramente a circa 20 secondi di penalità. Sì, sicuramente dovrà appunto subire tutte queste penalità, e quindi abbiamo i tre piloti che avevo detto, Kevin Turbo e Firefox, nei primi tre. Intanto Spepper sembra ritornato, probabilmente è stato rinvitato, credo, non si riesce a capire. Per esempio la macchina di Turbo è buggata, mi dà il gas sempre a manetta, purtroppo ci sono dei problemi. Eh sì, speriamo che metteranno a posto questa parte qua. Intanto vedo Aries dietro a Firefox, è possibile? C'è sì. Stato un sorpasso e non si è visto? Ok. Sì, sì. Non ho visto allora io, scusate. Allora... si vede che Aries ha capito. Intanto non abbiamo neanche visto, ma Kevin ha tirato giù il tempo a 1.29 e 149 con le medium. Mamma questo mia. È impressionante Kevin. Kevin è veramente impressionante. Stasera non dà niente, neanche le briciole. Vuole vincere tutto e far vedere i muscoli veramente. Ma te l'avevo detto, l'avevo visto in qualifica, seppur con il suo secondo posto. Attenzione, si è girato Aries! Attenzione! Aries a muro! Quindi... completamente andato. Alettone è andato, quindi Aries aveva fatto un grande recupero anche. Adesso si troverà... ha perso già 4 posizioni. Eh sì, quindi dovrà cambiare. È Luigi, è bello tranquillo, si ritrova al quarto posto, quindi sta portando una Williams al quarto posto. Ah, mentre Aries ormai non riesce, quindi viene sorpassato anche da Hitchcock. Aries sta iniziando a perdere posizioni, niente da fare. E adesso arriverà anche uscirà dai 10, complice anche sicuramente la sosta, perché perderà molto tempo adesso per la sosta. No, attenzione, taglio della pista davanti a Velocipizza, non si fa. Dobbiamo sai che stasera tante tirate alle orecchie, ma le amichevoli però... servono anche a questa per sparare esattamente i vari parametri. Guardiamo sempre che comunque conta anche che la serata tra in famiglia, quindi sono errori che possono anche starci, che poi magari verranno discusse queste parti qua per poi nel campionato non doverle fare, per evitare queste cose qua, quindi diciamo che le amichevoli servono anche per questo. Intanto siamo su Firefox che indisturbato cerca di tornare alla battaglia con Turbo. Diciamo che il terzo incomodo è uscito, l'abbiamo perso. E Luigi in questo momento è tranquillo, perché abbiamo Hitchcock a 4 secondi di distacco da Luigi, quindi... No, di più, scusate, no, di 5 più, secondi adesso. Tra veloce. 5 secondi adesso, esattamente. Quindi in questo momento ancora può star tranquillo, anche perché mancano solo 10 giri al termine. Quindi
veramente io domani vado a giocarmi la schedina, se sorpassa Turbo. Ma niente di più semplice, perché basterebbe a Firefox una vocina che gli suggerisse le penalità di Turbo, quindi non c'è nemmeno bisogno del sorpasso in pista, volendo. Quindi basterebbe rimanere dietro domani la schedina, allora. Ma ti dico anche una cosa, durante la una cosa divertentissima durante le scelte delle scuderie per la F2 dell'Academy, mi scrivevo con il mio amico Ivan Sardo, che lo saluto, sicuramente a fare le ronde in caserma, e praticamente gli avevo scritto: guarda che questi piloti secondo me riceveranno queste scuderie. Lui ci è rimasto molto male, perché fa: come fai a saperlo se lo sappiamo solo io e altri due persone? Io ho detto: non lo so, io l'ho messa lì, l'ho messa giù così. Praticamente escono fuori le scelte, e praticamente ho azzeccate tutte tranne la mia, che io correrò in Alfa Tauri. Io credevo che gli avevo detto o corro in Ferrari o correrò con l'Alfa Tauri. Quando gli ho detto che lui probabilmente correva con la Mercedes, ci è rimasto male, perché per un paio di settimane si scherzava su di me che io non volevo la Mercedes, e mi dicevano: no, tu avrai la Mercedes. Quindi automaticamente ho detto: ok, mi devo giocare dei numeri, perché ho avuto tanta fortuna. Certo. E questo è stato un piccolo... una piccola nota di colore. Esatto, esattamente. E comunque devo dire che saluto la mia piccola family F2 Academy, perché veramente si è costruito un grandissimo gruppo tra l'F1, un grandissimo gruppo F2, e come anche la GP1, GP2, GP3 e GP Challenge. Abbiamo veramente dei ragazzi che comunque fanno gruppo, e questa è la cosa che conta più per noi, avere una famiglia, appunto. Non ci sono altri termini da mettere dentro. Intanto anche ripeto che da quest'anno, e sarò recidivo, da quest'anno avremo 5 campionati più 2 distaccati di Academy. Ricordo, chi entra a fare parte dell'Academy è appunto, come dice la parola, per far crescere nuovi campioni, nuovi piloti, e far capire un attimino come funziona anche nella famiglia TMR, che ricordo mi ha preso in culla, diciamo, quando ho iniziato anch'io a correre, che ho iniziato non da moltissimo, esattamente da marzo. Quindi sono fresco. Intanto 1.28 e 0.40 di Aries, che nonostante tutto sicuramente ha le gomme soft, quindi è riuscito a abbassare ancora di più il tempo. Eh sì, lo stavo seguendo, sono due giri, 1.28 e 4 e 1.28 adesso. È una gara al 13° posto per lui. Intanto, appunto, stavo dicendo, io ringrazio tantissimo chi mi ha anche fatto la richiesta di stasera di commentare questa bellissima gara del 70° anniversario, una piccola rimpatriata in famiglia. E ringrazio soprattutto Salvo, che lui mi dà sempre l'opportunità. Ringrazio anche chi da sopra, i ragazzi che si impegnano a fare diventare questa famiglia grande, con più di 200 piloti, se non mi sbaglio, che dà la possibilità a tutti quanti di poter gareggiare, poter correre insieme, e si impegna
alla grande, e ricordiamo per chi magari se l'è perso che a settembre uscirà anche la app, quindi preparate i telefonini, a settembre ci saranno ci sarà l'app dove credo si possano poi vedere tutte le classifiche appunto dietro a tutto questo c'è un grandissimo lavoro dei nostri fondatori, dei fondatori della TMR. Intanto Fracca ha penalità di 3 secondi ancora, qui piovono le penalità. E intanto comunque ritorniamo un attimino su Firefox e Turbo, gli sta negli scarichi da qualche giro, scarichi e non molla, anche se a fine gara sicuramente, forse magari non lo sa, continua a lottare. Questo è il bello di questa gara, che gli altri non sanno quante penalità hanno, e quindi giocheremo alla lotteria delle penalità. Intanto, ma forse, comunque... forse Michele sì, perché di solito è un abitué della diretta Twitch mentre si corre, quindi forse lui ci sente ed è consapevole delle penalità sul gruppone. Un altro è Eugenio che prende penalità ancora. Speriamo comunque, come detto, che si riuscirà a mettere a posto questa parte del gioco, perché tanti hanno avuto i bug, e ricordiamo che nella nuova regola, ricordiamo che vale per tutti quanti, ci sarà questa nuova regola che chi praticamente perderà la connessione o gli spegnerà l'Xbox tutto d'un tratto, comunque qualsiasi cosa accadrà e uscirà fuori dalla partita, dalla gara, purtroppo non potrà più rientrare in gara e non potrà più essere invitato. Quindi avverto già anch'io così, una nuova regola che tutto sommato ci può anche stare, si può accettare, perché possiamo dirlo che è come se nella realtà la macchina ha problemi computer o problemi al volante, queste cose qua, quindi come può succedere nel reale può succedere anche nell'e-sport non poter gareggiare o non poter più rientrare. Quindi approvo questa idea anche per evitare casini o problemi durante la gara, ecco. Dopo di questo io vi saluto tutti quanti, no sto scherzando. Volevo... no, torniamo su appunto su Firefox e Turbo, che hanno animato la serata anche loro due, ma anche Itchurch che è al quinto posto e sta iniziando piano piano ad arrivare a Luigi. Quindi io visto che è il 47esimo giro, anche da parte ci chiede Arancina un riepilogo delle penalità. Se riesci un attimo a vedere il riepilogo delle penalità, provo sarei... subito. Se almeno vediamo allora. Un po' come siamo messi. Allora, vediamo un attimino. Tanto. E infatti sì Andrea, sì, c'è un continuo bandiere gialle e non si capisce il perché, e non c'è nessuno che è uscito, quindi non so dirti esattamente quale sia il problema. Tanto ragazzi, un riepilogo penalità per i primi, grazie Arancina. Sì, adesso stiamo guardando adesso, perché non dico una novità se le penalità saranno 80 pagine di penalità, quindi è abbastanza complesso. Luigi 3 secondi, Turbo per ora 3, vediamo altri. Ragazzi, mi attivate la telemetria please. Well, fatto, scusate, non mi ero neanche accorto. Pronto, andiamo a vedere Firefox, si sta avvicinando Firefox con
anche il 44% di RS, Fox Hunter, ok. E appunto abbiamo un turbo che ha pochissimo RS, è rimasto a 18, quindi sta spremendo tutto. Anche diciamo pizza, anche Firefox pizza ha una buonissima, Firefox ha un'ottima gestione del allora. Luigi è rimasto all'8%. Dimmi tutto allora. Allora, Kevin dovrebbe avere un totale di 6 secondi, ma insomma, non ha grossi problemi a portarla a casa. Di vantaggio, quindi stessa cosa per Luigi. Per ora, mentre Turbo ne dovrebbe avere. Allora, mi hai detto che 9. Luigi ha 6 secondi? Dovrebbe avere 6 secondi, sì. Quindi abbiamo. Considera che c'è una lista. Al quarto posto. C'è una lista lunghissima tra avvisi e penalità, è incredibile. Intanto, Aris 1,28,807 continua a migliorare il giro con le soft, ovviamente. Quindi per lui solo giri veloci. Intanto proseguiamo. Giusto per sapere, Turbo e Firefox quanti Firefox credo che non ne abbia. Firefox ha due avvisi, ma non ha ancora penalità. Mentre Turbo per ora gliene ho contati 6. Quindi avremo Kevin, Firefox e Turbo. Sì. Quindi Firefox che io credo che non dovrebbe neanche stare a forzare, ma stare almeno dietro gli potrebbe anche bastare senza commettere errori. Addirittura Turbo. Mentre no, Aries, 9 secondi quanti di penalità? Chi? Aries incontabili, nel senso che ce n'ha tantissime. Kevin anche 9 secondi. E Icioc finora le ho contati 6 e sto continuando a scorrere perché quindi ce ne sono. Firefox ha preso la prima penalità da 3 secondi al 48esimo giro. Ah, che peccato, mancano 2 giri e prendere questa penalità di 3 secondi sicuramente si starà intanto sì, dice Arancina MVP Firefox. Ma devo dire che io metterei in MVP, oltre a Firefox, anche Itchurch, perché ha fatto una gara veramente sì. Molto bella. Concordo. Ha fatto un ottimo, perché è partito molto dietro e ha fatto veramente un'ottima gara, in più con poche penalità, quindi meriterebbe anche lui l'MVP della serata. Quindi se la stanno giocando Firefox e appunto Itchurch. Adesso vediamo un po' se Firefox è nostro duro, vuole superare Turbo in pista, vuole dire no, non ci sto, ti sorpasso, punto e basta. Fino all'ultimo, sì. L'ultimo giro, giusto così, che sia così. Riesce a guadagnare pochi centesimi in trazione, ma poi la velocità e il DRS aperto aiutano Firefox a adesso richiudere il gap. Adesso dovrebbe essere Firefox DRS aperto, mentre Eugenio un'altra penalità, fioccano le penalità, continuano a fioccare. Intanto ricordiamo che chi si è... TMR Ray 1 27 998, chiaramente avrà cambiato gomme, avrà messo le soft. Esattamente, scusa, meno male l'hai detto tu, perché io sono rimasto bocca aperta, ci sono rimasto malissimo. Quindi va a fare anche il giro migliore. È sintomo di quanto le coperture sono importanti e di quanto è complicato e difficile anche interpretare la gara. Una scelta delle coperture azzeccata fa la differenza. Intanto vediamo un Kevin su Bubulino, credo fantasma, perché Bubulino si è ritirato, credo, o ha perso connessione, adesso non si sa bene.
però Kevin sta andando a chiudere la gara. Vediamo se riuscirà a fare. Bubulino è fantasma, quindi ormai è fantasma, poverino. Mi dispiace tantissimo per Bubulino. Che ha animato i primi giri, è stato esattamente. Poi dopo quel sorpasso su Veloce Pizza, vediamo adesso che arriva alla Beckett, uscita dalla Beckett, si sta avvicinando al rettilineo per dire: io al 70° anniversario ci penso io. Intanto Ryan ancora migliora 1:27.6, ma Kevin penso che non gli interessa più, perché è lui a vincere questa gara amichevole, riunione di famiglia, è quello che si vuole. Ma Kevin spaziale, Kevin grande, va a chiudere al primo posto di un'altra. Intanto Firefox prova l'ultimo assalto, non ce la fa, ma non comunque è al secondo posto. Secondo posto. Complimenti a Firefox che passa turbo per penalità. Mentre andiamo tra a vedere Luigi e Icio, credo dovrebbe mantenere la posizione. Si è fatto Luigi abbastanza vicino. E adesso vediamo se ci sarà questo salto di posizione. Icioc, quarto posto per Icioc. Certo, ci riesce. Grande gara allora. Secondo tanto, me Veloce Pizza sta MVP arrivando anche lui al rettilineo. Con Derived subito dietro. Veloce Pizza al sesto posto. Derived al settimo. Arriva anche Toxic che scavalca Derived. Sì. Lo scavalca per penalità. E adesso manca Aries, manca solo decima. Aries che ormai più che decima ha perso moltissime posizioni, sì, per penalità. Cattanono, e così finisce la gara. Io direi che dobbiamo invitare il pilota del giorno, è Michele Anadato, ma la vedo un po' dura. Abbiamo altri piloti da invitare stasera. Non manca lo spirito al sistema. Esattamente. Allora, io direi di invitare Icioc, che comunque anche lui lo metterei come MVP assieme a Firefox. Quindi invitiamo, vediamo se funziona. Invitiamo al gruppo Firefox, Icioc. Non so se tu hai per caso come amico Kevin, invitarlo. Allora, Kevin no, ecco, ma qua Firefox, facciamo così. Vediamo se Firefox ha già... Buonasera ragazzi. Ciao. Buonasera. Ciao. Ma dai, tutto sommato sono distrutto. infatti, allora, intanto stiamo guardando veloce le penalità. Io sono curioso, sono subito da voi, sono curioso di Aries, sì, perché Aries ha ricevuto 30 secondi di penalità. 30 te l'avevo secondi detto. Sono piovute tantissime penalità. Comunque, ragazzi, allora, intanto benvenuti a Firefox e a Icioc, perché vi ho dato buonasera, come buonasera, serata ragazzi. MVP, vi ho messo tutte e due MVP, però prima il di team tutto William, chiedere a Icioc. Grazie. Icioc, hai ancora, sì, il volante sbilenco? No, è a posto adesso. Ok, perché stavo allora dicendo durante la gara faccio allora è un grande perché con il volante vale distrutto riesce. No, è a posto. Niente. Appunto, adesso non so se magari Firefox hai per caso Kevin come amico da invitare. L'ho invitato io, essendo Kevin. Ah, ok, perfetto. Quindi è già dentro? No, ancora non lo vedo. No, però l'ho invitato. Okay. Allora, stavo dicendo, Firefox, allora, salvo, hai fatto il carone. Sì, sì. Mamma mia, e ti devo mamma dire anche una cosa, e c'è anche Giuseppe testimone. Abbiamo scelto quali sarebbero stati i tre, i primi tre. Allora, io gli avevo detto all'inizio della gara
che quando ho iniziato a sentire, ho detto: per me sarà Kevin, Firefox e chi Turbo. Era ancora Turbo. Quindi ho detto: beccata, domani devo giocare. Sì. Ho allora, beccato dai, proprio la serata. Adesso domani vado a giocarmi i numeri, veramente. È stata una gara proprio massacrante sotto. È stata massacrante, vista. Esattamente. Non è facile perché, poi per te sì, con il sì, pad, ho i polsi, non ti dico come, distrutti proprio. Intanto se riesco invito anche Turbo. Sì, assolutamente, perché è stato se qualcuno ha fatto praticamente Turbo, 52 sì, giri io. Dietro l'altro non okay, riuscivo perfetto. Proprio allora, a passarlo. Vediamo un po', iniziamo dal primo classificato. Kevin, ci sei? No, non c'è. No, non è dentro. No, ancora no. Ah, ok. Firefox, okay. Prova. Allora, intanto ti devo chiedere un paio di cose. Stavo facendo sì, dimmi. Fatto una... Allora, noi ti abbiamo premiato, non... anche per la gara che hai fatto, perché è stata una bellissima gara che hai fatto, però ti abbiamo premiato soprattutto per la ottima idea della tua, così dice, strategia. Hai avuto una strategia, secondo me, fantastica, perché hai portato... iniziato con le medium, sì. Magari arrancando leggermente, però dopo è stato l'altra parte del come dice buonasera Kevin, è stato, hai girato tutte le carte, hai fatto tutto tu. Sì, sì. Perché dopo hai iniziato a essere minaccioso per le due Williams, che anche stasera dovrò anche invitare loro. Sì. Beh. Comunque hai fatto anche una gara precisa, poche penalità, che è stato molto bello. Mi dispiace per quella, perché di solito io non la prendo mai, dunque mi dispiace. Esattamente, però appunto dopo chiediamo un pochettino, perché non ho capito se ecco, c'è anche le Turbo. Penalità arrivavano il fatto di un punto un po' bastrucco, diciamo. Magari tra la Beckett o e così anche, che si prendevano facilmente penalità. Anche, comunque posso dire una cosa, volevo ringraziare TMR Michele, perché l'assetto me l'ha passato lui, ci siamo allenati assieme e dunque ci tenevo tantissimo a ringraziarlo, perché comunque se non hai l'assetto non fai gare così comunque. Dunque ci tenevo a ringraziarlo, insomma. Allora lo ringrazieremo, sicuramente sentirà. Arriviamo a Salvo, stiamo un po' stretti così almeno riusciamo a fare un po' tutti. Salvo, hai sudato l'anima sì, guarda, è stata difficilissima. Poi quando c'è stata quella penalità all'ultimo penalità, bravo, mi fa piacere che te ne sei accorto, perché proprio avevo i polsi distrutti, l'ho presa proprio, non sono riuscito a tenere il pad, non ce l'ho fatta proprio, 52 giri insomma, massacranti proprio. Poi stavo dietro a Turbo, non riuscivo, mi avvicinavo, non riuscivo a passarlo, mi avvicinavo, sì, si vedeva che diciamo, riusciva a tenere bene la gestione dell'RS, comunque quello sì. Lui è sicuramente un pilota di livello superiore, già sta lì. Dici una curiosità, ma eravate consapevoli delle penalità degli altri, oppure eravate sì. No, io controllavo, sapevo che Turbo aveva le penalità, però ho fatto la gara. No, vabbè, mi sono stato onestamente gli ultimi giri, ho detto no, vabbè, non rischio, mi sto tranquillo. Sapevo che aveva le penalità, l'avevo visto. Adesso 50 passiamo giri. A Kevin. 50 giri sono tanti. Ero morto. Passiamo tosta, a Kevin. Tosta. Kevin, ci sei? Sì. Allora Kevin, tu sei di un altro mondo, tu sei un mostro, hai martellato con una passeggiata di salute. Ho visto ma io già da quando l'ho visto lottare alla prima curva ho detto o si vanno a toccare, e già gli dicevo ragazzi è il primo giro. Poi quando ho visto che hai iniziato a martellare ho detto eccola lì, Kevin inizia a essere tutto un altro mondo. È stato bellissimo la prima parte, veramente sembrava di vedere i piloti veri, una gara emozionante comunque. Poi ovviamente dopo, quando hai iniziato a prendere la tua andatura, hai iniziato a... Come ti sei sentito? Hai sudato anche tu un pochettino, 52 giri sono tanti comunque. Eh sì.
Eh sì, era strepitosa quella, perché quando t'ho visto lì passare mi sentivo in quel momento così dice, emozionato, perché comunque Alfa Romeo, motore Ferrari, e andiamo dentro, no? Andiamoci. E diciamo che era un po' di parte, ecco. Comunque complimenti. Penso che il giro migliore l'hai avuto tu alla fine. No, l'ha avuto qualcun altro. E ha fatto 1.27, ha fatto 1.27 ma con le soft. Quindi sì, sì, cambiate gli ultimi 2-3 giri, quindi insomma, era quasi impossibile. Adesso Aries Force. Provo a invitare. Non è il caso. Provo a invitare anche gli altri. Qualcuno ha per caso riesce a invitare il nostro campione TMR Veloce Pizza e sì, me lo invito Luigi. Me lo invito. Pinchera, ecco, sì. No, Luigi. Ah no, aspetta, non era Pinchera. È Luigi. Io. TMR Luigi. Ho sbagliato io, confondo sempre Luigi e Pinchera. Quindi. Me lo invito io. Sì, sì. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Chi è che ha detto buonasera? C'è Turbo, invita. C'è Turbo. Ah, Turbo, sì, giusto. Turbo. Mio amico, scusami. Devo elogiare il mio amico Michele stasera. Allora, Turbo, ha fatto una Turbo gara solidissima. Grazie. Turbo, ci sei? Sì, sì, ci sono. Ok, ascolta, che gara. Mi sono visto la parte, perché proprio vi ho tenuto quasi su 50 giri. Tu, Firefox e Aris, quando ve la stavate giocando verso la fine, no? Poi ho visto un Aris un po' troppo precipitoso, forse nel cercare di stare con voi. Lui è andato in testa a coda, ha sfasciato il musetto, quindi dopo ho detto, ma cosa sta succedendo? Firefox, no. Turbo, Firefox, Firefox, eh? Poi ho detto, ho chiesto a Giuseppe. Credo che cosa abbia... sta succedendo anche le penalità? Credo che... sono solo per le penalità, No, beh, la gara è stata tosta, perché 52 giri sono veramente lunghi anche a livello di concentrazione. Poi avere un osso duro come Firefox alle spalle che ti tampina per 52 giri... Non lo sentivi anche a casa tua, sul fiato dietro? Sì. Ma poi verso, penso, quando Aries Rox ha superato Firefox, che ce l'avevo dietro, secondo me lui ha rotto l'ala venendomi addosso nell'AS prima del rettilineo. Perché comunque stasera ho visto alcune cose che non si dovrebbero vedere durante la gara. No, beh, ma non penso che, cioè, probabilmente è arrivato lungo, e da lì ho cominciato a vederlo che continuava a staccarsi sempre più. Ho detto, perché ho sentito proprio la macchina che mi andava in avanti nonostante stessi frenando. Però dai, è stata perché comunque diciamo che la serata è stata con tanti bug, abbiamo avuto la classifica falsata, abbiamo avuto Bubulino che faceva dal 17esimo al quinto, no, ma infatti i tempi peccato per Bubulino, veramente voglio Bubulino anche un attimino, perché mi devo congratulare con lui, perché stava facendo una bella gara, ha fatto un sorpassone a Veloce Pizza, me lo son visto proprio andare dritto, cioè senza più, ha perso proprio la macchina, perché ha fatto uno staccatone, dopo lo staccatone penso che non è riuscito a frenare, è andato in testa a coda e da lì purtroppo si è ritrovato nelle ultime posizioni. Da lì dopo penso che sia anche ritirato. Un peccato. La prossima volta buchiamo le gomme a Kevin, perché non si può vincere neanche dando gli assolutamente. Neanche i pneumatici vanno cambiati, assolutamente. Comunque io volevo fare una domanda a Michele, che al netto, diciamo, di quelle che sono state, insomma, le penalità a fine gara, sarebbe arrivato eventualmente secondo, se pensa che
quei 2-3 giri in più rispetto a Firefox prima della sosta, che poi l'hanno messo subito dietro, possono aver pregiudicato qualcosa? Sì, perché sinceramente speravo, visto il meteo, nella pioggia. Ecco. Invece dopo un paio di giri ho visto che non arrivava e quindi ho detto, oh, vabbè, niente, adesso devo entrare. Cambia anch'io. Esatto. Certo. È entrato anche Luigi, con cui mi complimenterei perché, insomma, portare, mi sembra, al quinto, sesto posto una Williams è grossissimo. È il limite dell'incredibile. È un impegno alto proprio. Complimenti a Luigi anche. Sì. Anche buonasera, un po' fortunatino, dai. Diciamo che è anche un po' fortunatino che comunque chi era davanti ha avuto un po' di problemi. Però comunque portare al quinto posto davanti al campione TMR... Attenzione, quindi tanto di cappello, sì, è tanta roba. Davanti a Veloce Pizza, quindi va bene ragazzi, allora io penso che vi lascio andare, sì, a fare la doccia, sì, perché penso grazie, che ve la siete meritati. Distrutto proprio. Adesso complimenti, ultima, a tutti, complimenti a tutti, diciamo ultima bravo. Notizia della giornata. Volevo ringraziare ancora una volta, sono stato abbastanza ripetitivo, ringraziare tutta la famiglia TMR, ringraziare tutti quelli che stanno lavorando dietro a noi, ringraziare Salvo, Firefox, Bugulino, che adesso non c'è, mi fai arrossire, per tutto quello che fate per tutto. È giusto. E con questo sono contento che dico e crediamo, ciao, dico, cosa. Ciao, buona ciao sera, ragazzi, un saluto, buonanotte. Ricordatevi un saluto la prossima gara al mio amico Mahuz. Chi mancherà la prossima gara paga pegno, Buonasera, grazie. Buonasera alla prossima, complimenti a tutti ragazzi, complimenti, ciao ragazzi, ciao, grazie, ciao.